quando guardo un libro adesso penso che dietro il libro c'è la penna dell'autore. Fino a 18 anni lo associavo soltanto allo studio, magari. Poi io sono amante degli audiolibri, mi piace ascoltare. E questo sarà, penso, uno dei ritorni più importanti per te, che hai scritto il libro, cioè la possibilità di dare a qualcuno qualcosa di concreto e qualcosa di unico. Cosa spinge qualcuno a, cosa ti ha spinto a scrivere il libro? Perché scrivere un libro? Allora, va diviso in due, nel senso perché scrivere, anzi in tre, perché scrivere? Perché scrivere poesie e perché scrivere il libro. Sono tre eventi separati e poi alla fine si sommano. Allora, perché scrivere? Innanzitutto scrivere perché è la cosa che mi viene più spontanea di tutte. Non sono una persona, sono una persona socievole, ma sono chiaramente timido, come mia mamma ha detto. E ovviamente questa timidezza me la sono sempre portata appresso, dietro, ne ho fatto invece che un punto di debolezza, ne ho fatto un punto di forza. Quindi ho spostato questa emotività in quella che è la scrittura. Premessa, io non ho studi letterari, non ho studi basati su strutture poetiche o poeti del passato, eccetera, quindi questo mi aveva portato a non portare fuori quello che scrivevo. Perché la poesia è? La poesia è rifugio. Da cosa? È rifugio da quello che non posso dire, fondamentalmente. Quello che non posso dire, non riesco a dire, non riesco a comunicare, la poesia è rifugio e sarà sempre rifugio per tutte le cose, le sensazioni, le emozioni, le parole che non mi vengono spontaneamente fuori, finiscono in poesia, quindi per certi versi fanno miglior fine.